all'alba dei tempi, gli eserciti d'inferno e paradiso combatterono una guerra senza fine. Nel conflitto intervenne l'Arso Consiglio, un'entità preposta dalle antiche leggi per preservare l'ordine e l'equilibrio. Si riteneva che qualsiasi potere, se incontrollato, minacciasse il tessuto stesso dell'universo. Col tempo il paradiso e l'inferno impararono a onorare il Consiglio e le sue leggi, poiché nessuno era al di sopra dell'implacabile giustizia degli emissari del Consiglio, la spietata confraternita detta dei quattro cavalieri. Da questo caos emersero i primi esseri umani. Il Consiglio predisse che queste fragili ma astute creature avrebbero fatto parte un giorno dell'equilibrio. E così fu nominato un terzo regno, il regno degli uomini. Per ordine del Consiglio fu stipulata una tregua tra inferno e paradiso. Il patto fu vincolato da sette sigilli, da infrangere a tempo debito, quando il regno degli uomini fosse stato pronto per l'ultima guerra, battaglia che avrebbe portato a un nuovo equilibrio e determinato il destino finale dei tre regni. Scientists continue to debate the nature of the disturbance in the South's emergency.